12 al tenore John Osborne. Per il magnifico legato, la perfetta uniformità della gamma, la facilità nell'emissione delle note acute, sempre luminose e penetranti, la capacità di smorzare la voce a tutte le altezze, per l'eleganza, l'eloquenza, la proprietà stilistica nell'affrontare in particolare il repertorio bel cantistico, John Osborne si segnala nel panorama internazionale come un tenore di rango, erede della più nobile tradizione del canto. A proposito di Donna del Lago di Rossini alla Scala, Nicola Salmoiraghi ha scritto: Osborne ha espugnato la scrittura ostica e perigliosa di Rodrigo con l'empito del fuoriclasse, a partire dalla battagliera entrata del primo atto, con fiondate acute tali da annichilire la sala del Piermarini, per poi subitamente sciogliersi nelle carezzevoli mezze voci e nel canto superbamente legato della cavatina «Ma dov'è colei che accende?», in cui l'interprete di classe superiore era assolutamente pari al cantante di primissima levatura. E sul recente Romeo e Giulietta di Gounod a Verona, Roberto Mori ha commentato: da anni non si sentiva un tenore cantare così bene in arena, non si sentiva cioè una voce potente innalzarsi sino alle tessiture estreme con sicurezza tecnica, rendendo via via il suono sempre più lucente e risonante. Una voce dal timbro non particolarmente prezioso, ma capace di legare impeccabilmente, di piegarsi alle sfumature e ai colori più eterei, con eleganza e stile raffinato, quasi incurante di trovarsi in un enorme spazio all'aperto. Un Romeo sorprendente di straordinario, toccante lirismo. Per questi motivi, col massimo piacere, si assegna il premio Aureliano Pertile 2012 al tenore John Osborne e si chiama per la consegna il sindaco della città di Asti, Fabrizio Brignolo. Veramente i complimenti, poi la motivazione assolutamente esaustiva, credo che non richieda ulteriori aggiunte, solo per dire che è un onore per noi consegnare questo premio e un onore per noi che lei, insomma, la sua esibizione sul nostro palcoscenico.